e piccoli apparecchi chiamati in America Nickelodeons. Così nacque il cinema circa 50 anni fa. Bastava applicare gli occhi a una fessura, girare una manovella e l'immagine si muoveva. Un vero miracolo. In mezzo secolo questo giocattolo è salito a pasti che parevano riservati solo al teatro. Serata di gala in un grande cinematografo. Un avvenimento mondano che non ha nulla da invidiare alle prime teatrali. Toilette, gioielli. Passato questo primo momento di splendore che dura poche settimane da noi, pochi mesi in grandi città come Londra o Nuova York, il film scende rapidamente tutti i gradini della scala sociale, fino ai cari e odorosi cinema della periferia, ad alimentare i sogni di tanta gente che viene al cinema per dimenticare. Dei sogni di una sera rimane soltanto una nuvola d'aria viziata, un poco di spazzatura, mozziconi di sigarette, involucri di caramelle e il ricordo di cose impossibili. Contrariamente a quanto accade per le commedie, raramente un film viene ripreso. La sua decadenza è irrimediabile. I magici cartelloni appaiono ancora alla porta di qualche oratorio e poi è la fine. Il film che tutti hanno visto deve cedere il posto ad altri che aspettano impazienti il giudizio del pubblico. Che fare di tanta pellicola senza più valore commerciale? Formata di celluloide, materia infiammabilissima, basta una sigaretta per provocare spaventosi incendi che hanno causato vittime in tutti i paesi del mondo. Incendi che i pompieri preferiscono non incontrare. La celluloide scoppia come dinamite. Qui dormono i film. In queste celle incombustibili vengono conservati fra una proiezione e l'altra. Ma quando dopo pochi anni lo sfruttamento commerciale è terminato, giunge l'ora della loro morte. Vengono prelevati e condotti alla ghigliottina. E non si tratta solo di sgomberare un magazzino, si vuole distruggere un'opera per impedire che possa un giorno danneggiare con la sua concorrenza il successo dei nuovi film. Ecco, alla presenza di un notaio che constata l'identità del film, le bobine sono intaccate a colpi d'ascia per rendere impossibile qualunque altra proiezione. Buttate in un sacco e avviate al macero, dove dalla pellicola verranno estratte le materie prime recuperabili, celluloide, gelatina, argento. Il sacco parte su un carrozzone verso il cimitero delle pellicole, un cimitero lontano, al di fuori della città, dove non possa costituire pericolo la presenza di tanta infiammabilissima celluloide. Si valuta a quintali. Dopo la verifica, i sacchi con i nostri sogni buttati alla rinfusa vengono accatastati nelle celle di questo strano cimitero. Incomincia la lavorazione. Dalle bobine appese al muro si scioglie il lungo nastro, carico ancora di tante preziose immagini. Ha inizio l'operazione di lavaggio che separerà la celluloide vera e propria dalla gelatina e dai sali d'argento che su di essa formavano l'immagine fotografica. Addio Ingrid, la tua sorte è segnata. Il lavaggio è finito, da un lato una porchettata di candida trasparente celluloide, dall'altro una manciata di poltiglia nerastra. Ecco un film scomposto nei suoi elementi. Stesa sull'aia ad asciugare come il grano, la celluloide scintilla al sole. L'aspetta una trancia che la ridurrà in frantumi. Solo così potrà essere riutilizzata e plasmata nuovamente. Pensate quanti film avete visto 10, 15, 20 anni or sono, film che oggi magari vorreste rivedere. Impossibile, sono tutti finiti così, sotto questa trancia, che si abbassa, si alza, si abbassa, si alza, si abbassa. Sono diventati un pettine da 4 soldi, un giocattolo che rallegra un bimbo, una palla da ping pong. 15 anni fa, in questa casa, abitava un giovane, oggi immaturamente scomparso, che per amore del cinema tentò di salvare il salvabile. Si chiamava Mario Ferrari. Arrivò una sera a casa con un pacco di pellicole. Frugava nei sacchi del macero, cercando i film non troppo rovinati dalla fatidica ascia, e con la sua tenacia e la sua pazienza costituì il primo nucleo di quella raccolta che doveva formare la Cineteca Italiana. Molte peripezie subirono i suoi film. Durante la guerra, mentre si faceva incetta di celluloide, dovettero essere portati in campagna nascosti in un carro di fieno. I tedeschi allora cercavano tutte le copie dell'Angelo Azzurro per distruggerle. Questo film, un autentico capolavoro, era secondo loro un'opera d'arte degenerata. Non sospettarono mai che in questa cascina, custodita da questa vecchietta, stava nascosta Marlene Dietrich. Nel dopoguerra fioriscono dovunque iniziative tendenti a valorizzare il film come arte, a farne conoscere la storia. In ogni paese sorgono cineteche, biblioteche di film che attraverso i circoli del cinema organizzano proiezioni retrospettive per coloro che si interessano alla storia del cinema. La Cineteca Italiana trova nel Palazzo dell'Arte di Milano una nuova e più degna sede e inizia una vasta opera di raccolta e di conservazione di film artisticamente importanti, diventando così in poco tempo una delle più ricche del mondo. Gettiamo un'occhiata in una delle sue casseforti, dove si custodiscono gli incunaboli del cinema. Un film di Lumière, l'inventore del cinema. C'è tutta la storia di un'epoca in questi scaffali. Nasce il Novecento, vola il primo aeroplano, mentre ancora trionfa lo stile floreale. E il Kaiser sfila alla testa delle sue truppe. Vittorio Emanuele III sbarca ad Ancona. Ma già Mussolini ha preso possesso di Villa Torlonia. E accanto a lui riposa negli scaffali della Cineteca un piccolo comico che diventerà un grande artista. Volete sapere com'era Greta Garbo 25 anni fa? Eccola. Eleonora Duse, nell'unico film che ha interpretato. Ed ecco Rodolfo Valentino, l'italiano che faceva impazzire le donne di tutto il mondo. Vi ricordate il nostro vecchio cinema muto e le sue grandi, terribili dive? Questa è Lida Borelli. E questa Pina Menichelli. Antonio Gandusio le bacia la mano. Ecco infine un esempio di neorealismo cinematografico di 35 anni fa, Assunta Spina con Francesca Bertini. Questi sono pochi esempi di ciò che si conserva negli archivi di una cineteca. Vi sembrerebbe giusto distruggere simili documenti? Purtroppo molti film sono spariti per sempre, come questo Sperduti nel buio, un vero capolavoro della cinematografia italiana, del quale oggi rimane solo questo album.